Giorgio Rossi al via, parlavamo tanto di strategie, alla fine sono bastate le gambe. Sì, il primo giro Salah ha provato a forzare subito, io gli sono andato dietro molto bene, avevo veramente un'ottima gamba oggi, poi sul rettilineo ci siamo guardati, è bastato uno sguardo, insomma lui il giro, io la tappa, siamo tutti e due contenti così e domenica ci giochiamo il tricolore. Una dedica per questa bella vittoria? Questa vittoria la voglio dedicare tutto a mio papà che mi segue sempre e ha fatto veramente tanto per me. E niente, speriamo di dedicargliene un'altra settimana questa. Stefano Salah, per te era una gara difficilissima da gestire, alla fine è venuta fuori una bellissima fuga 2 con Giorgio Rossi, meglio di così non poteva andare. Sì, sono molto contento perché sono riuscito a portare a casa il secondo giro nella mia carriera, anche se piccola per ora. E niente, la gara si è subito svolta con me Rossi in fuga, Dorigoni è stato un pochino attardato e ne abbiamo approfittato e si sa, Giorgio in volata ha uno spunto maggiore rispetto a me e abbiamo deciso di arrivare insieme, in fondo siamo ancora amici sin da piccoli e quindi era giusto così, a lui la tappa, a me la maglia e siamo contentissimi entrambi. Una grande caduta all'ultimo giro sugli ostacoli, cosa si pensa in quei momenti? Ma sinceramente la caduta all'ultimo giro non te l'aspetti, no? Perché sei già lì che un pochino, anche se non si dovrebbe, pensi ho vinto il giro e proprio sono quelle piccole distrazioni e proprio un errore minimo, sono io che ho sbagliato un passo per assurdo e niente, sono caduto sugli ostacoli, però Giorgio è stato bravo, tra virgolette, non mi ha attaccato, anche se ho accelerato un pochino, però non è che mi ha fatto un attacco fondo e vabbè dai, va bene così. Via, vedete? Oh, sì, vincere il fondo.